Benvenuti a Cuore d'Oro l'altruismo in TV, il programma che vi racconta le belle storie di volontariato e solidarietà sociale. E oggi sono in compagnia dei volontari del WWF Salerno. Parte l'applauso perché questi amici di Cuore d'Oro sono in realtà i vincitori simbolici della scorsa edizione del programma, avendo avuto più voti online, il nostro pubblico così si espresse l'anno scorso, dimostrando proprio di gradire questa loro esperienza di volontariato. Un volontariato davvero molto complesso, sebbene, pensate, WWF è tra le organizzazioni ambientaliste più importanti del mondo, sono circa 5 milioni le persone che in tutto il mondo, in più di 100 paesi, si affiliano a questa esperienza, e qui a Salerno abbiamo davvero un gruppo molto nutrito e molto appassionato. Ci introduce all'esperienza Alfonso De Bartolomeis, che è l'addetto stampa del WWF Salerno, e con te Alfonso volevo proprio parlare di questo aspetto delicato che contraddistingue il vostro essere volontari, perché voi vi trovate anche ad operare in situazioni di estremo pericolo, perché molto spesso dovete anche denunciare, segnalare degli abusi per quanto riguarda l'ambiente. Sì, quello che dicevi è vero. Purtroppo è una realtà. Il nostro è un lavoro tra virgolette, perché in alcuni momenti della nostra giornata ci prende talmente tanto, come tu dicevi, un volontariato che è presente in tutto il mondo, quasi fosse in primis il nostro obiettivo professionale principale. In realtà è solo un hobby, è un volontariato. Questo ci tocca e ci mette anche in grosse difficoltà. Non solo per l'impegno che ci richiede, ma anche perché, come appunto tu citavi, si vengono a creare delle situazioni incresciose e qualche volta anche pericolose. Quest'anno alcuni di noi hanno subito degli oltraggi anche a mano armata, quindi chiaramente sono stati denunciati, abbiamo relazionato tutto a chi di competenza, alle forze dell'ordine. Ecco, perché sottolineiamo questo aspetto, i volontari WWF collaborano in sinergia con le forze dell'ordine, con le istituzioni. Diciamo, la nostra preparazione tecnica è qui, possono dirlo i ragazzi che abbiamo alle nostre spalle, che stanno partecipando al corso di formazione appunto delle nuove guardie. Sì. E dicevo, siamo preparati e siamo anche riconosciuti con decreto sia della prefettura che della provincia, entro certi limiti dalla legge, a poter operare, quindi, diciamo, in maniera autonoma. Quindi anche funzione di intervento laddove si verificano situazioni di non salvaguardia appunto dell'ambiente. Tu mi dicevi che quest'anno purtroppo si è verificata un'escalation di reati, anche reati penali qui nella provincia di Salerno, che hanno portato per esempio a sequestro di armi clandestine, quindi queste sono un po' le condizioni in cui i volontari salernitani operano. Sì, appunto ti dicevo, e questo in sinergia, per carità, con le forze dell'ordine, che io voglio ringraziare, malgrado noi manteniamo una nostra, come dire, piccola autonomia per l'impegno che mettiamo, per quello che ci è concesso dalla legge, c'è da dire che noi abbiamo un grosso impegno di salvaguardia dell'ambiente, di salvaguardia del patrimonio naturale e antibracconaggio. E qui devo dire che le forze dell'ordine sono con noi, ce li troviamo disponibili e sono preziosi, perché purtroppo in determinate circostanze noi arriviamo e poi ci dobbiamo fermare, perché siamo molto rispettosi di quelli che sono i ruoli. I ruoli istituzionali, e anche poi l'intervento è affidato ai professionisti deputati a questo, ma l'opera dei volontari è davvero preziosa anche in fase proprio di segnalazione di abusi e quindi le denunce. Io su questo punto vorrei battere e invitare magari anche chi ci segue da casa ad avere il coraggio di segnalare, qualora, ecco, vi imbattete in situazioni di abuso o non so, di maltrattamento animali, è possibile contattare anche in forma anonima i volontari del WWF Salerno o la vostra sede regionale. E Alfonso, cosa succede? Voi vi attivate immediatamente per andare a verificare questa segnalazione? Sì.
compatibilmente purtroppo con quelli che sono appunto i tempi del volontariato in alcune circostanze, in altri in tempo reale a dire il vero. Voglio chiarire però un aspetto, noi parliamo di volontari del WWF e parliamo di vari elementi, varie figure che rappresentano appunto questa attività di volontariato. Il WWF, abbiamo detto, si occupa di ambiente, di protezione di aree protette, anche di informazione, di sensibilizzazione e di antibracconaggio. Logicamente questo non lo possono fare tutti, perché quelli che io citavo prima come forma giuridica riconosciuta sono le guardie giurate, ecco, del WWF. Volevo anche dare a chi ci ascolta da casa una informazione importante. Sta per partire il campo antibracconaggio, che è un campo di formazione dei volontari WWF, e come ci spiegherà bene Alfonso, non si tratta solo di un campo riservato ai volontari o a quelli che vogliono intraprendere questa esperienza, ma è anche aperto ai giornalisti, ai cittadini stessi, quindi a chiunque voglia entrare e far parte della famiglia WWF. Dal 6 aprile al 6 maggio è fortunatamente stato riconosciuto al WWF di Salerno, al Nucleo Guardie di Salerno, la seconda possibilità, la prima è stata realizzata l'anno scorso, di un campo antibracconaggio, il secondo appunto 2012. Verranno per l'occasione, per la circostanza, le guardie giurate da tutta Italia. Da tutta Italia. Bellissimo. Da tutte qui le a province Salerno. D'Italia, qui a Salerno. E in questa circostanza si muoveranno insieme a noi, quindi il territorio sarà pattugliato notte e giorno da questi omini in divisa a salvaguardia delle aree protette e appunto contro il bracconaggio. Abbiamo un grosso supporto del WWF Italia su queste iniziative, devo dire, li voglio ringraziare perché credono molto nelle attività di Salerno, di aprire per la prima volta ad attivisti e volontari e non solo, a giornalisti, reporter e chi ritiene opportuno seguire direttamente. Ora tu sai che questa è una cosa che mi fa brillare gli occhi, perché essendo io il promotore del WWF Salerno Ufficio Promozione e comunicazione. Quello che tu dicevi a detto stampa, io l'ho ritrasformato perché mi è più comodo potermi allargare. Ma è mansioni molto più ampie, tra l'altro lui cura e gestisce in modo davvero approfondito e chiaro il sito del WWF Salerno, che vi invito a visitare perché contiene un po' tutte le iniziative, le attività, ma poi documenta anche tutti i risultati che i volontari realizzano sul territorio, quindi diventa anche un'operazione di trasparenza per la collettività, oltre che poi di informazione sui servizi gratuiti che i volontari mettono a disposizione per i cittadini. Quindi consultiamo il sito www.salerno.it e prenderei a tal proposito questo panda d'oro qui, che non gliel'abbiamo dato noi in qualità di cuore d'oro, ma è un altro grande riconoscimento che pure attesta ecco, la bontà e la genuinità della vostra azione sul territorio. Questo 2 anni fa l'avete vinto. Sì, ma siamo stati gli unici ad avere in Italia, questo è un riconoscimento nazionale del panda d'oro, per cui ce lo portiamo appresso come una sorta di piccola mascotte. Sembrerebbe un tapino che ci hanno dato, ma non lo è. Questo rappresenta per noi l'esempio dell'impegno che è possibile ancora e sempre nell'ambito appunto associativo che è il WWF. Abbiamo parlato di giornalismo, Chiara. Io devo aprire una nota purtroppo triste, e lo faccio adesso, non l'ho fatto prima per non rammaricare un po' tutti quanti. Doveva partecipare al nostro campo in qualità di giornalista una cara amica, amante degli animali e che ci ha tanto supportato, Flavia Bevilacqua, una persona... Io so che tu volevi dedicare a lei questa vostra partecipazione a Cuore d'Oro e quindi... Qualche giorno fa è venuto a mancare e gli dedichiamo questa puntata e lo facciamo veramente con grande spirito e con grande entusiasmo. Questo anche un po'
per significare il clima che si respira anche in questa bella esperienza associativa. Continueremo a parlare di WWF Salerno e di come i cittadini possono aiutare i nostri volontari, ma prima la nostra consueta rubrica sulla salute dentale, il sorriso d'oro, poi tornate in nostra compagnia.